sul numero di persone e conoscenze che vi abbiamo distribuito c'è un bell'articolo del professor Baccarani, che è professore di economia e gestione aziendale presso l'Università di Verona, e questo articolo conclude in questo modo, vi leggo la conclusione. Dice così: paradossalmente il terremoto riveste un lato positivo perché obbliga tutti, individui e istituzioni, a interrogarsi sul senso delle cose che si fanno e del come le si fanno, ed è in questa capacità di interrogarsi e di rimettersi in discussione che risiede la principale risorsa a sostegno della rinascita. Occorre capire che il mondo è cambiato drasticamente e non potrà più essere come prima. Occorre avere il coraggio di sognare un nuovo orizzonte futuro. Occorre sapersi porre le domande che consentono di immaginare il cammino verso il domani e l'avvenire desiderato. Occorre saper appassionare la comunità su questo percorso, in modo da coinvolgere tutte le energie possibili. Occorre mettersi in viaggio, consapevoli del fatto che la strada da percorrere è lunga e tortuosa, ma anche del fatto che se lo puoi sognare, lo puoi fare, come diceva Walt Disney. Naturalmente l'autore di questo articolo, il professor Baccarani, anche lui ha vissuto in una zona sismica e naturalmente è stato coinvolto da questo evento. Quindi, Sì, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua un anno dopo, perché mentre l'anno scorso eravamo ancora un po' frastornati da quello che ci era capitato, quest'anno possiamo raccontare quella che è sicuramente una storia di successo. Voglio iniziare con una piccola storiella per smorzare anche un po' l'atmosfera, perché immagino che questo video, sia per chi magari ha vissuto che per chi era lontano, sia comunque di impatto, perché un conto è quello che magari ci viene trasmesso anche a un telegiornale con una panoramica più ampia, un conto è vedere, almeno per me che l'ho visto spesso questo video, vedere com'erano i nostri uffici. La storia inizia così: c'è un signore che si reca davanti a una statua di Buddha, si inginocchia, prega e gli dice: per favore fammi vincere la lotteria. Fa tutte le sue preghiere, non succede niente. Il giorno dopo torna, si inginocchia di più, mette più incensi, porta più fiori, ti prego fammi vincere la lotteria. E non succede niente. Il terzo giorno continua a mettere fiori, incensi, ti prego fammi vincere la lotteria. Allora Buddha apre un attimo gli occhi e gli dice: va bene, ma tu compra il biglietto. Allora, questo perché? Perché la realtà in cui eravamo inseriti noi, io dico prima del terremoto, ma forse potremmo dire anche prima della crisi, era un po' una realtà ovattata, nel senso che si poteva continuare a fare le proprie cose, continuare a farle bene, a farle meglio, senza preoccuparsi però di andare a comprare il biglietto. Perché? Perché la realtà in cui eravamo inseriti era una realtà che bene o male conoscevamo. Quando però capitano degli eventi esterni, come può essere una crisi finanziaria, come può essere soprattutto un terremoto, in cui non c'è possibilità di intervento, perché tutte le teorie ce lo insegnano, ognuno di noi avrà avuto un'esperienza personale, noi possiamo agire solo dove la nostra azione può modificare un comportamento nostro e possibilmente a catena di altri. Laddove la gente è esterno, noi possiamo migliorarci, possiamo impegnarci, però non possiamo modificare quell'evento che, come il terremoto, è un evento eccezionale e speriamo che si ripeta il meno possibile. Quindi questo fatto ha comportato un rovesciamento del punto di vista, e da prima abituati a subire anche i cambiamenti, a essere restii, ad avere un po' quella paura di cambiare, noi nella nostra realtà ci siamo scoperti invece capaci di viverlo il cambiamento e in qualche maniera di anticiparlo. Per fare questo cosa abbiamo fatto? Ci siamo interrogati su quelle che potevano essere le nostre paure, perché comunque la paura di cambiare, soprattutto con un evento del genere, si radica, e mi ha fatto tanto piacere oggi l'intervento di Alessandra, perché anche io sono una forte sostenitrice della connessione e nel momento in cui sono stata a 100, in quel momento così drammatico, io la connessione l'ho sentita. E la connessione è il motivo per cui siamo tutti qua oggi, quindi c'è qualcosa che ci lega, c'è qualcosa che ci porta ad andare avanti. Lì è stata la volontà di scegliere di essere coraggiosi e non solo audaci, è stata la volontà di essere imperfetti, perché noi avevamo la metà delle cose a cui eravamo abituati e ci sentivamo non abbastanza bravi, non abbastanza sicuri, non abbastanza preparati. Abbiamo però deciso di andare oltre quella paura. Per fare questo ovviamente non è stato semplice,
perché quando si parla di cambiamento, l'errore più grande, ma che anche io ho fatto per tanto tempo, è che il cambiamento comporti necessariamente un togliere tutto quello che è stato fatto prima e aggiungere competenze nuove. Questo è sbagliato, questo non funziona. Può funzionare nel breve periodo, ma poi l'abitudine e comunque il comportamento umano, per studi anche di psicologia cognitiva che sono stati riportati in ricerche mediche, dimostrano che poi l'uomo tende a tornare indietro nella propria zona di comfort. Per uscire dalla propria zona di comfort è necessario aggiungere piano piano. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Poi ve lo illustrerà Stefano nel dettaglio. Abbiamo cercato di aggiungere cambiamento a quello che di buono era già stato fatto. Questo per portare comportamenti virtuosi che soprattutto potessero andare avanti nel tempo. E su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato su quella che era la paura, perché è vero che la vulnerabilità anche io sinceramente la detesto, però no, la mia l'ho accettata e quindi ho capito che se voglio essere solare devo accettare la mia parte più ombrosa, e così le persone nella banca per tornare a lavorare dovevano vincere la paura di entrare in ufficio, per rientrare in quell'ufficio dove c'era stata la crepa, anche se era messa in sicurezza, e stare magari in un ambiente più sereno di quello che poteva essere quello familiare, hanno dovuto superare quella fase. Questo non vuol dire accettarsi totalmente, però vuol dire, almeno nel nostro caso, riconoscere che va bene anche essere abbastanza qualche volta e non è necessario essere al 100%. Quindi questo è il messaggio che vi posso portare io, che l'ho provato, quindi funziona, e quando abbiamo delle difficoltà esterne, soprattutto che ci tolgono magari uno di dei pilastri fondamentali, si può andare avanti, perché non siamo più nell'era dove deve essere tutto perfetto, siamo nell'era in cui anche con meno si deve fare di più. Quindi lascio la parola a Stefano che vi racconta. C'è una cosa interessante, sì, che hai detto, è passata la paura, siamo riusciti, sì, a far passare la paura, sì, alle persone di entrare, sì, in un ufficio dove c'erano le chiese, sì, piuttosto che, e adesso abbiamo scoperto che anche le cose si possono fare più velocemente e anche, sì, meglio, sì, e questa è una, sì, una cosa importante, insomma, sì, non è una cosa da sottovalutare. Sì. No? No, anche perché all'inizio sembra banale, però noi abbiamo la stragrande maggioranza, circa il 70% delle persone che vivono a 10 km tra casa e lavoro, tra i 5 e i 10 km. Quindi chi non aveva più l'ufficio non aveva più neanche la casa. Quindi proprio quando ti cadono tutti i punti di riferimento, dormi in tenda la sera e vai a lavorare in un ufficio con una crepa, insomma, non è facile. Io tornavo a casa in provincia di Bologna, avevo la mia casa, però... insomma, non era così per tutti. Non era così per tutti. Stefano? Allora, io vorrei partire dall'abbastanza, perché effettivamente è un concetto che rappresenta esattamente quello che è successo. Nel frattempo, dal 29 maggio fino ad andare avanti, il mondo è andato avanti e noi siamo stati impegnati fino praticamente alla fine di settembre col terremoto. Il mondo è andato avanti e per quello che riguarda, lo sappiamo tutti, il settore, l'ambito economico, la situazione è solo peggiorata, non è migliorata, quindi noi avevamo l'obbligo di ragionare su che cosa fare ed è che cosa fare per ripartire, partendo dal presupposto che noi volevamo continuare a essere una piccola banca locale, siamo 428 persone, abbiamo 48 filiali, siamo riusciti a riaprirle tutte, circa 12 erano state danneggiate, il 60% del nostro business è fatto nella zona del cratere, quindi partendo dall'idea di voler rimanere a fare la banca locale nei nostri territori, dovevamo però inventarci qualcosa. Come qualcuno ha detto, ho letto sui giornali, il mondo A è finito, forse noi siamo nel mondo D o nel mondo E probabilmente. Quindi bisognava fare qualcosa di nuovo. Qualcosa di nuovo, noi non siamo una grossa banca che può, come abbiamo sentito anche oggi, varare piani di licenziamenti o di uscite di personale. Noi siamo 428 e non volevamo assolutamente che nessuno di noi potesse o dovesse rinunciare al proprio posto di lavoro. Quindi era necessario trovarsi qualche idea nuova. E devo dire che vi riporto solo due, che sono i due progetti principali che noi abbiamo varato e che abbiamo velocemente, perché il terremoto non è stato la causa della crisi sicuramente, però ha accelerato le decisioni.
due progetti importanti, ovviamente sulle due, le due principali binari su cui ci si può muovere: da un lato i costi, cioè il contenimento dei costi, se ne è parlato anche questa mattina, e dall'altro su come trovare nuove fonti di ricavo lavorando in banca. Per quello che riguarda il contenimento dei costi, abbiamo ragionato su noi stessi, cioè abbiamo detto: non vogliamo adottare misure drastiche che riguardino appunto la riduzione del personale, quindi dobbiamo fare qualcos'altro. E quindi abbiamo ragionato su che cosa facevamo, qual era il nostro modo di lavorare, per vedere se era possibile fare quello che facevamo già in maniera diversa. Effettivamente, facendo questo tipo di ragionamento, siamo arrivati a una convinzione. Ragionando su cosa facciamo e come lo facciamo, ci siamo resi conto che i processi bancari sono per lo più basati sulla carta, sull'utilizzo della carta, quindi sono molto burocratizzati. E abbiamo guardato cosa succedeva fuori, chi aveva fatto altre esperienze di questo genere, e abbiamo visto che la strada possibile potrebbe essere andare verso la digitalizzazione, cioè trasformare i processi bancari in processi digitali. Detta così sembra semplice, in realtà è un processo estremamente complesso, perché vuol dire cambiare la propria cultura, il proprio modo di approcciarsi al lavoro, vuol dire uscire totalmente dalla zona di comfort da parte di tutti e entrare in un altro modo di fare le stesse cose in un modo completamente diverso. Ed è una strada che abbiamo intrapreso già diversi mesi, stiamo lavorando e lavoriamo ogni giorno su questo progetto. Di fatto io ho la responsabilità del coordinamento, di guidare questo progetto e di trovare soluzioni giorno per giorno, perché il cambio culturale non avviene in un momento, anche se noi siamo comunque pochi, siamo comunque una comunità di 428 persone abituate a lavorare in un certo modo. Togliere dall'oggi a domani la carta e lavorare su un processo che non è più quello che si faceva fino al giorno prima è stato ed è tuttora una scelta difficile, che però tutti hanno condiviso, ovviamente in maniera diversa, come succede in tutti i cambiamenti culturali: c'è cioè chi arriva prima, chi arriva dopo e chi fa un po' più fatica ad arrivare. Ci siamo comunque all'interno di questo processo inventati cosa fare per cercare di agevolarlo, quindi trovare le best practice e farle vedere a tutti, cercare di trovare forme di formazione diverse dal solito, non la formazione in aula, ma magari il collega più esperto che gira per le filiali e fa il facilitatore. Quindi ci siamo inventati la figura del facilitatore, che non è un tutor, non è un formatore, è una cosa che non esiste, ma che è stata già prestata da tutti, e tutti chiamano i colleghi che noi abbiamo battezzato facilitatori, senza sapere probabilmente neanche loro cosa vuol dire. E questo, diciamo, è il primo progetto che sicuramente va a ridurre i costi, perché il costo della carta non è solo il costo del foglio di carta, ma è il costo della gestione. Io prendo un foglio di carta, lo sposto, lo archivio, lo vado a riprendere perché mi serve, lo riporto, poi lo smaltisco, lo vado a macero, qualcuno lo deve venire a prendere e portare via. Quindi il costo del foglio di carta è sicuramente un costo rilevante. E la digitalizzazione del processo bancario, i processi bancari stimati dall'associazione bancaria sono 120, quindi noi in banca gestiamo 120 processi tutti i giorni. Considerate che abbiamo iniziato questo progetto su circa 40, che sono quelli, diciamo, più importanti, o comunque quelli che più lunghi fondamentalmente, che partono dalla filiale, quindi dalla rete commerciale, e arrivano fino alla direzione. Ma la nostra intenzione è di farlo su tutti i processi. Diciamo, questo da un lato fa risparmi sulla carta e su tutto quello che è la gestione, quindi tutto l'utilizzo delle fotocopiatrici, non abbiamo più bisogno, non abbiamo più bisogno dei fax, non abbiamo più bisogno di tutta una serie dell'assistenza a questa strumentazione, non abbiamo più bisogno dei toner, non abbiamo bisogno di tutta una serie di cose, quindi questi sono risparmi sicuri. Ma c'è soprattutto il risparmio di tempo delle persone, dei colleghi, che possono dedicarsi a fare non attività burocratica ma qualcosa di diverso. E a questo punto nasce l'idea: che cosa gli facciamo fare se recuperiamo del tempo? Perché il problema è, da un lato siamo andati a toccare i costi, adesso dobbiamo capire che cosa si può fare in banca, visto che il credito si fa fatica a darlo, visto i criteri, le rigidità che ci sono, la raccolta, raccogliere i soldi dai clienti è difficile in un momento dove ce ne sono pochi. Cosa può fare la banca? Devo dire, siamo arrivati ad un progetto anche qui che non è un progetto originale nella sua soluzione concreta, perché si tratta di vendere assicurazioni in banca, cosa che era già stata tentata tanti anni fa in varie occasioni, e anche altre banche lo fanno. L'idea originale è quella che ci sta dietro, che forse nessuno vedrà mai, che è un'idea, se posso
permetti di definire di marketing strategico. Normalmente le banche il marketing strategico non l'hanno mai fatto, l'hanno sempre solo fatto i grandi gruppi e le banche hanno copiato l'una l'altra, questo è sempre stato nella storia. Questa volta invece è venuta fuori un'idea originale, molto originale, e che non nasce dai grandi gruppi ma nasce da piccole banche. Parlando, incontrandosi con altri colleghi di altre banche, è nata l'idea di fare di fatto un consorzio assolutamente non regolarizzato, ma nei fatti un consorzio tra banche non presenti sugli stessi territori, quindi banche di territori diversi, banche delle nostre stesse dimensioni, quindi medie e piccole banche, supportati da una terza società che ha una piattaforma informatica per la gestione e la vendita di prodotti assicurativi e vendendo prodotti assicurativi di compagnie assicurative non presenti in Italia, che in Italia non hanno reti agenziali. Quindi questa triangolazione, compagnie assicurative straniere, banche che non sono sullo stesso territorio, che non hanno vincoli giuridici tra loro, non sono gruppi, non sono niente, parlando è nata questa idea che oggi si è concretizzata. Quindi di fatto abbiamo un comitato commerciale di banche che non hanno nulla a che fare tra di loro, ma che hanno deciso autonomamente di mettersi insieme attraverso di adottare tutti la stessa piattaforma informatica, addirittura c'è già anche un marchio per vendere prodotti assicurativi. E l'altra parte, diciamo, originale è stata quella di creare, stiamo lavorando per creare la cultura assicurativa nei nostri colleghi, perché non si può vendere assicurazioni facendo il bancario, perché bisogna fare l'assicuratore. E questo progetto lo stiamo portando avanti in queste banche, che sono banche presenti in Italia, e devo dire sta avendo un grosso successo, ci stiamo anche divertendo nel fare questo tipo di adottare questo tipo di soluzione, e tant'è che qualche banca, anche un po' più grande, ha visto che questa effettivamente è un'idea originale e ci ha chiesto di poter inserirsi in questo gruppo informale, in questa struttura un po' strana, e partecipare anche lei a queste. Sono più di una banca, sicuramente non facciamo i nomi per ovvi motivi. Beh, ecco una cosa che mi sento di commentare. Ovviamente voi avete portato avanti tutte queste iniziative con grande diciamo con grande spirito, con una grande energia, anche in relazione agli eventi che sono capitati. Poi ovviamente noi ci auguriamo che questi eventi non capitino nelle nostre organizzazioni, però in effetti avete saputo reagire in modo positivo, portando innovazione all'interno della vostra organizzazione. Quindi dal vostro punto di vista, che è un punto di vista paradossalmente privilegiato, nel senso che siete stati capaci di portare questi cambiamenti così ai vostri colleghi, cosa potete dire, che messaggio potete dare, cosa potete suggerire? Ecco, anche il fatto di portare i cambiamenti vincendo la paura, questo è un grande messaggio, perché poi tutti noi siamo poco invogliati a cambiare, però si può cambiare e si può far meglio, e quindi questa paura va vinta. Quindi questo credo che sia un messaggio importante da dare a chi fa il vostro lavoro. Dico solo una battuta, come diceva prima Vignoli, effettivamente bisogna crederci che la storia si ripete, ci sono state, non è la prima crisi che c'è, sicuramente questa è molto impegnativa, però gli uomini hanno sempre superato le crisi, quindi questo è un piccolissimo esempio, ragionando insieme le soluzioni anche nuove si trovano, non credo che questa volta finisca il mondo domani mattina, e quindi si deve per forza trovare qualcosa di nuovo, non è un'idea che nasce da una sola persona, è un insieme, una collaborazione, l'abbiamo fatto noi, ma noi abbiamo citato il nostro esempio, ma sappiamo di esperienze anche altre, di riconversioni, di cambiamenti. Sicuramente il terremoto non ci ha aiutato, ci ha dato una spinta nel renderci conto quali erano le cose importanti che comunque dovevamo difendere il nostro posto di lavoro. Quindi bisogna trovare comunque questa energia per portare un cambiamento che poi insomma, ovviamente dà dei risultati positivi, il messaggio è che le persone poi cambiano, poi sì. si abituano, possono cambiare, possono far meglio. E essere Grazie. Anche contenti di essere abbastanza, ogni ecco. tanto è abbastanza. Sufficiente. Posso chiedere un applauso a Stefano per il video, perché l'ha montato lui, quindi ha imparato anche lui a fare delle cose diverse.